calo di San Lorenzo, dove siamo stati convocati da una funzionaria delle ferrovie regionali del Lazio, della ferrovia sezione regionale del Lazio, qui siamo sempre nell'ambito delle ferrovie dello Stato, queste non sono ferrovie regionali, perché avevamo fatto una denuncia relativa a una multa che ci è stata fatta in un treno delle ferrovie, un treno di superficie, chiamata anche metropolitana di superficie, FM3 in particolare, e che noi avevamo immediatamente denunciato perché proprio in conseguenza di questa multa che ci è stata fatta da un ispettore delle ferrovie, noi non avevamo il biglietto perché non avevamo potuto acquistarlo, in quanto alla fermata non era possibile prendere il biglietto, e è tutto documentato. Siamo andati a vedere come era la legge e dalla legge si viene a scoprire che la legge prevede che il biglietto debba essere fatto e possa essere fatto all'interno del treno. Questo vale per tutti i trasporti pubblici. Allora siamo venuti qui e ci hanno fatto camminare e non vi dico quanto, un chilometro, capito, per venire in un posto il più sperduto al centro della città, dove non funziona l'ascensore. Abbiamo dovuto fare il terzo piano. Fai vedere a piedi. Anche le scalinate qua. Queste sì, queste sono le scalinate da cui si capisce perfettamente l'intenzionalità di non volere rottura di palle. Esattamente. tra l'altro la funzionaria non c'era, mi pare ovvio. La cosa più importante è che il percorso che noi abbiamo fatto all'interno di questo territorio è un percorso che vieta assolutamente l'accesso agli impediti. No, addirittura è impedito l'uscita. Esattamente. Per uscire adesso dobbiamo fare un codice segreto. Esattamente. Che bontà loro ci hanno fornito i funzionari. Chissà che cazzo succede qua dentro. Adesso sentiamo quello che ci racconta Orazio in relazione a tutta questa questione. Abbiamo detto la cosa per noi più importante è tutta la strada che ci hanno fatto fare. Poi i due dipendenti che stavano nell'ufficio ci hanno confermato che qui i reclami non li viene a fare nessuno, perché non gliene frega niente nessuno, un paese del cazzo dove tutta la gente subisce sistematicamente, e possiamo confermare a questo punto che è chiaro che l'abuso viene proprio da quella razzaccia infame di persone che si sono impossessati dei massimi livelli di potere, di potere a livello di tutte queste istituzioni. Istituzioni pubbliche, e stiamo aspettando che la cosa succeda anche all'ufficio postale, perché le poste devono essere ulteriormente privatizzate. Ricordiamo che già oggi le poste funzionano a un decimo di quello che era stato concordato nell'incontro e nel contratto tra le poste e lo Stato italiano. Adesso diamo la parola a Orazio. Cari amici, vicini e lontani, come diceva Nunzio Filogamo, per chi ha buona memoria perché parliamo di molti anni fa. Nunzio Filogamo, ecco, un compito pederasta. Eh sì, bravo, cioè era molto compito. Però aveva un certo appeal nella pubblica opinione. Vabbè, detto questo, parliamo invece della cosa per cui oggi siamo qua. E cioè, noi abbiamo oggi formulato definitivamente la nostra opposizione al tentativo di estorsione messo in atto metodicamente e pragmaticamente in tutte le modalità previste e possibili e immaginabili da parte delle Ferrovie dello Stato nei confronti dei malcapitati viaggiatori che si trovano nella situazione in cui non hanno potuto fare il biglietto. Diciamo anche che se noi non ci fossimo trovati in questa situazione, mai avremmo potuto immaginare. Non solo, e non fossimo anche abituati ad andare a vedere qual è il dettato della legge, non avremmo mai potuto sapere, no? Quello che abbiamo saputo, che cioè la legge prevede, come tra l'altro avviene in tutti i paesi del mondo, che il biglietto si possa fare anche all'interno dei vagoni. Quindi, ecco, questa è la denuncia. Al prezzo normale. Al prezzo normale.
Questa è la denuncia che abbiamo presentato. Il fatto che ci riguarda è successo. Mettilo alla luce se non lo possiamo. Ecco. Il fatto che ci riguarda è successo il 7 settembre e noi diciamo immediatamente abbiamo presentato poi la denuncia il 21 di settembre. Poi ovviamente ci sono stati degli sviluppi. E cito solo alcuni punti perché la cosa è abbastanza complicata, ma solo per dire che esiste la legge, il Regio Decreto, anzi per l'esattezza, 941 del 1935, che poi è stato convertito in legge in Regio Decreto 1948 del 1935, che dice all'articolo 2 obblighi di chi si serve della ferrovia a eccetera eccetera, e poi al punto E pagare agli agenti delle riscosse e delle riscossioni le somme eccetera eccetera, il che vuol non dire, le multe, e quindi vuole dire che esiste un agente. E questo agente si chiamava bigliettaio una volta. Bigliettaio che il sistema di risparmio ad usura schiavistico messo in atto negli ultimi 40-50 anni in particolare ha pensato bene di eliminare, mandando a spasso circa 15-20 mila padri di famiglia che portavano lo stipendio a casa. E quindi, fra le tante altre cose, hanno determinato anche questa involuzione sociale. Allora, lo studio e diciamo l'ufficio che si occupa dei ricorsi e alle opposizioni ai verbali di denuncia di assenza di biglietto, di viaggio senza biglietto, è posto in quell'ufficio, in quell'edificio lì, a 150 metri, perché l'edificio è lungo 150 metri da questo punto. Con l'ascensore rotto. Con l'ascensore rotto, con le scale qui e dall'altra parte che non prevedono la possibilità di passaggio per gli invalidi, con questo marasma attorno che lascio immaginare quale sia il rumore all'interno degli uffici. Ecco, questa è la situazione intenzionalmente messa in atto per arrivare alla possibile dissuazione, totale dissuasione, dissuasione fra virgolette, cioè, amichevole dissuasione. sì, come in guerra, no? Si fanno le azioni dimostrative per dissuasione. Ecco, qui uguale. Direi che a questo punto abbiamo concluso. No, i nostri io amici. Fare invece approfittare del fatto. Ma io adesso prenderei. Facciamo un altro video. Sì, allora. Esattamente. Perfetto. Esattamente.